Allora, adesso parliamo di lettura o parlato, allora, di voce parlata, dove ci sia la parola, più che altro sulla lettura ad alta voce. Ecco, io adesso mi sto riferendo maggiormente al discorso del cosiddetto reading, quindi la lettura ad alta voce, ma può essere anche non una cosa letta, può essere anche una cosa. Un parlato così, una narrazione anche dove non c'è la lettura. Ecco. Leggere con il cuore, leggere prima di tutto con le nostre emozioni, contattare le nostre emozioni e farle fluire con la nostra voce. Come fare? Di certo non si può spiegare in pillole, allora premetto che io non credo assolutamente nell'efficacia degli insegnamenti in pillole. Bisogna seguire dei corsi, studiare, farsi, come si dice, cioè nel senso impegnarsi, ecco, sostanzialmente, esercitarsi, fare ginnastica. Questo è fondamentale, in questo caso la ginnastica della voce. Se parliamo di lettura ad alta voce o di parlato, parliamo di ginnastica della voce, parliamo di ginnastica del parlato, parliamo anche dell'aggiustare eventuali problemi di fonazione, di lavoro sull'addizione, quindi tante materie in una, diciamocelo, ecco, quindi non ci credo, ti do la pilloletta, tac, tu la vai a, toh, beccate questa pilloletta e vai con Dio, no. No, non sarebbe serio, non sarebbe serio da parte mia, anche se oggi va molto di moda tutto ciò che è in pillole. Ma purtroppo, per fortuna non funziona così, ecco. Però un accenno per stimolare la curiosità di quanti hanno questo tipo di interesse, quello si può fare, parlarne si può fare, certo. Poi ognuno decide se studiare o non studiare. Contattare le proprie emozioni. Quante volte ci è capitato, lo dico spesso questa frase, quante volte ci è capitato? Perché è un esempio, mi sembra l'esempio migliore che si possa fare, no? Andiamo a ricordare quando ci è capitato di ascoltare una persona che leggeva o narrava senza sentimenti, senza emozioni e senza tecnica. Allora, partendo dal presupposto che la tecnica è alla base, la tecnica vocale e l'addizione e il sapere muovere, fare danzare la voce nel giusto modo è indispensabile. Partendo pure da questo presupposto, però ora concentriamoci sull'emozione. Ci può anche essere chi ha tecnica ma non ha emozione, ci lascia freddo. Chi non ha né tecnica né emozione, di solito ci crediamo immediatamente e non la sentiamo neanche più questa persona, no? Se noi stiamo ascoltando un reading, un qualcosa che dovrebbe attirare la nostra attenzione, farci emozionare, farci riflettere, farci anche crescere, è fondamentale. Come contattiamo le nostre emozioni? Prima di tutto, una cosa che possiamo fare come esercizio nel momento in cui leggiamo e vogliamo leggere qualcosa con la giusta emozione, con la giusta intensità, è quello di contattare un tipo di tonalità bassa della nostra voce. Perché? Perché più facilmente andiamo a contattare la pancia, il cuore, il petto, il nostro diaframma, con quale tecnicamente si studia come utilizzarlo. Però adesso stiamo parlando di emozioni, quindi anche a livello emotivo. Quindi un tono di voce. Non parliamo con la voce dell'intelletto o la voce alta. E qui invito tutti ad andare a sentire Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, grandissimo maestro, quando parla dell'uso della voce. Quindi non andiamo in una voce di fredda, distaccata, che non va a contattare nulla delle nostre emozioni, che ci deve essere distaccati. No, cerchiamo di andare a contattare una voce più profonda. Ok? E in questo modo noi abbiamo la possibilità di andare a manifestare, a cogliere e a esprimere maggiormente e meglio le nostre emozioni. Non è una cosa fantascientifica, è una cosa perfettamente
pratica, oggettiva, come dire, insomma, concreta, ecco, fisica, e al contempo emotiva, spirituale, emozionale, chiamiamola così. Quindi unisce queste due cose, no? Provate, quando se volete fare una lettura che manifesti le emozioni, in cui voi siete i primi a sentirle queste emozioni, perché se io non sento queste emozioni, non le posso neanche manifestare all'esterno, non me le invento. Quindi cerchiamo di andare a lavorare proprio su un tipo di voce bassa, profonda. Io contatto questo tipo di vocalità, faccio salire questo tipo di emozioni, le emozioni che ho dentro, faccio vibrare la mia cassa toracica. Mi distacco da qualcosa di intellettuale e di distaccato, di avulso, dal mio cuore, dalla mia pancia, dal mio sentire. Il mio corpo legge, il mio corpo suona. Questa è una pillola sulla quale in realtà si lavora profondamente in questi, negli esercizi, quando si studia lettura ad alta voce, ma anche quando si studia recitazione, si bisogna lavorare con la voce. Però è fondamentale, provate. Se affrontate un testo, a contattare le vostre emozioni prima di tutto. Può essere anche un mezzo e non un fine, può essere un fine. In certi casi può essere anche un mezzo e non un fine, anche se poi la mia espressività dovrà muoversi su altre corde, su altre note, passare di lì è fondamentale. E un altro passaggio che adesso non so se si sentirà, perché non sono col mio microfono, ma sono col microfono della webcam, è la lettura sottovoce, che è un passaggio fondamentale di studio, sorvegliato Derek, un passaggio fondamentale di studio, leggere sottovoce, perché leggendo sottovoce contatto più che mai. Può essere un mezzo, può essere un fine, può essere entrambe le cose. Provatelo intanto come mezzo. E poi dopo la lettura sottovoce, dopo una lettura in cui avrete contattato la voce più profonda, quindi questi due passaggi, vediamo cosa succede. Provate.